suo nome è associato a grandi della musica internazionale come Dinah Washington, Dizzy Gillespie, Ray Charles, George Benson e soprattutto Michael Jackson, o a progetti come We Are The World, prima parte e seconda parte. Ma naturalmente stiamo parlando di Quincy Jones. Quincy Jones è con Phil Spector e George Martin probabilmente il più grande, importante e famoso produttore della storia della musica popolare del Novecento e oltre. Nel 1956 produsse il suo primo album da solista e lo pubblicò, era This Is How I Feel About Jazz, quasi un manifesto, ecco cosa sento nei confronti del jazz. E nel 59, tre anni dopo, The Great Wide World of Quincy Jones. Oggi la Paul Wynn Records, etichetta da 5 stelline rosse, quindi garanzia di grande attenzione nei confronti di questi progetti del passato, ripubblica insieme in un unico formato i primi due dischi che sono questo grande patrimonio che ci ha lasciato Quincy Jones, che ci lascia ogni giorno Quincy Jones. In questi dischi suonano musicisti come Charles Mingus, da riascoltare e riscoprire. Tempo scaduto.